Benvenuti, ben ritrovati. Apriamo la sezione della notizia del giorno ricordando le vittime del dovere. Questa mattina la CISL Trapani ha inaugurato una targa dedicata a tutte le vittime del dovere in piazza Gian Giacomo Ciaccio Montalto, proprio davanti alla sede del sindacato. Vediamo. La giornata per le vittime del dovere è stata istituita dal sindacato per commemorare i tanti morti sul lavoro e tenere alta l'attenzione di chi deve vigilare sul tema della sicurezza. Oggi è la giornata che la CISL dedica da diversi anni alle vittime del dovere, quindi alle persone che vanno via la mattina per lavorare e non tornano a casa. Un qualcosa che nel 2022 sembra assurdo, ma che accade ancora. Nel 2021 nella provincia di Trapani 4 sono stati gli infortuni mortali, circa 2.000 gli infortuni complessivamente, ci sono state circa 150 richieste di malattie professionali. Quindi il tema della sicurezza, il tema del lavoro, il tema delle morti e degli infortuni sul lavoro purtroppo è un tema molto attuale. Noi utilizziamo questa giornata per sensibilizzare sul tema, per stare vicine alle famiglie delle persone che hanno subito questi lutti, ma soprattutto per dire alle istituzioni che bisogna lavorare, che c'è tanto da lavorare insieme, che è necessario che aumentino i controlli. Non possiamo ancora avere, per esempio, così pochi ispettori del lavoro. Non può esserci ancora la tendenza di molte aziende di considerare la sicurezza soltanto come un costo e non un investimento. Noi abbiamo bisogno di più formazione e di più sicurezza. E poi, alla luce delle nuove questioni che stanno venendo in atto, noi chiediamo e sensibilizziamo affinché venga valorizzato il ruolo dei responsabili dei lavoratori, dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza, ma in particolare che si faccia un documento di valutazione dei rischi nelle aziende che sia confacente rispetto alle nuove esigenze. Tutto questo nell'ambito di una giornata che qui a Trapani facciamo in questa piazza, proprio di fronte alla nostra organizzazione, intitolata a Gian Giacomo Ciaccio Montalto, che per diciamo, la sua attività ha perso anche la vita, quindi per noi è uno stimolo in più. La targa è dedicata a chi, come il magistrato Gian Giacomo Ciaccio Montalto, è morto compiendo il proprio dovere ed è a cui è intitolata la piazza che la CISL punta ad adottare grazie all'accordo con il comune di Trapani. Diciamo che le due targhe che metteremo oggi, una è ovviamente dedicata a tutte le vittime del dovere, una targa molto semplice ma nello stesso tempo molto sentita nei confronti di tutti coloro che purtroppo lavorando hanno perso la vita. Nell'altra invece abbiamo messo un ricordo di questa giornata perché con la collaborazione del comune abbiamo trovato il modo di poter adottare questa piazza. La piazza per ogni sindacato, in particolare per la CISL, ha un grande significato perché testimonia diritti, testimonia rivendicazioni, testimonia sensibilità rispetto a questi temi. Ci auguriamo nel tempo che questa piazza possa diventare spazio dove si possano mettere in campo tante azioni che possano essere utili per la cittadinanza. Tutte le altre notizie tra poco nella prima edizione. I titoli di oggi, insularità della Sicilia in Costituzione, dopo il Senato anche la Camera dei Deputati approva il riconoscimento. Sulla rotta dei Florio presentata stamani a Trapani la regata velica tra Palermo, Trapani e le Egadi sulla rotta commerciale dei velieri della famiglia Florio. Via di fuga per Martogna ha presentato oggi il progetto per il rifacimento, ristrutturazione e completamento della via Vecchia Martogna ad Erice. L'audizione di Bulgarella, ascoltato dalla Commissione parlamentare sul sistema bancario, l'imprenditore trapanese cui gli istituti di credito negano l'apertura dei conti correnti. Infine lo sport in campo senza Mister Moggia, oggi pomeriggio alle 16 il Trapani scende in campo contro Biancavilla per il turno infrasettimanale. Moggia squalificato, l'allenatore non sarà in panchina. E infine ancora l'approfondimento con la politica. De Luca, Cateno De Luca vuole essere il sindaco dei siciliani, lo abbiamo avuto ospite non solo in studio ma anche per l'intervista volante per il telegiornale e in funzione della sua visita a Trapani per la candidatura alla presidenza della regione siciliana. La condizione di insularità a proposito di Sicilia entra nella Costituzione italiana, il principio è stato approvato anche alla Camera. Vediamo di che cosa si tratta. Una battaglia condotta con caparbietà dal vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao che giunge ad un primo importantissimo risultato, almeno sul piano del riconoscimento del diritto.
Anche la Camera dei Deputati, dopo il Senato, ha approvato all'unanimità il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità con la proposta di modifica dell'articolo 119 della Costituzione. Il riconoscimento nella Costituzione italiana della condizione di insularità restituisce a siciliani e sardi un diritto fondamentale nel paese europeo con il più alto numero di cittadini insulari nell'Unione Europea. Al riconoscimento hanno contribuito due fattori determinanti: la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare sottoscritta da oltre 200.000 sardi e lo studio dettagliato con la determinazione dei costi dell'insularità realizzata dal governo siciliano, cui è seguito il disegno di legge voto approvato all'Assemblea regionale siciliana. Armao ha condotto questa battaglia anche presso il Comitato Europeo delle Regioni, da cui è scaturita la proposta di risoluzione all'esame del Parlamento Europeo. In concreto, i 100 milioni di euro già assegnati dalla legge di bilancio 2022 a Sicilia e Sardegna per la condizione di insularità costituiscono solo il primissimo stadio di quella compensazione economica necessaria per far fronte al divario e agli oneri occulti che gravano su ogni cittadino o impresa di un'isola. A Trapani è stata presentata stamattina a Palazzo Dalì la regata di vela d'altura, la Rotta dei Flori. Abbiamo un servizio anche in questo caso. Trapani e Palermo, due città indissolubilmente legate al mare, che grazie al mare rinsaldano il legame nel nome dello sport, della storia e della cultura. E questo è il senso profondo del trofeo La Rotta dei Florio, una regata d'altura che si svolgerà dal 13 al 15 maggio prossimi, riservata alle imbarcazioni crociera, regata e gran crociera. Organizzatori, club velici di antico lignaggio, la Lega Navale di Trapani, il club canottieri Ruggero di Lauria di Palermo, la Lega Navale di Palermo. Il nostro club, Club Canottieri Ruggero di Lauria, è sorto nel 1902 a Palermo e il primo presidente è stato Ignazio Florio Junior. E quindi noi abbiamo fatto 120 anni di storia e abbiamo voluto, ricordando questi 120 anni e ricordando il nostro fondatore, unire Palermo e Trapani con questa bella regata che fa la Rotta dei Florio. Nell'occasione festeggiamo anche i 121 anni della Lega Navale di Palermo e i 122 della Lega Navale di Trapani, e ci piace che questi 120 anni di ognuno di queste tre club si possa sommare, perché sicuramente sono delle esperienze che si sommano fra di loro. Quindi noi in questo momento festeggiamo più di 360 anni di attività marinara, di attività remiera, di attività velica, che ha fatto crescere tanti giovani, ha creato tante persone che grazie allo sport, alla cultura e a quello che hanno fatto questi dirigenti e questi tecnici sono delle persone migliori sicuramente. La regata si articolerà su due tappe, tra Palermo, Trapani e le isole Egadi. Lungo queste 115 miglia, la premiazione della prima tappa sarà proprio a Trapani. In occasione del festeggiamento dei 120 anni della costituzione del circolo Ruggero Lauria e dei 122 della sezione trapanese, perché la nostra sezione della Lega Navale è una delle prime 10 sezioni d'Italia della Lega Navale, è stata costituita nel 1900, il primo presidente è stato Nunzio Nasi, e quindi festeggiamo questi due eventi importanti per i nostri rispettivi circoli, e quindi festeggiamo assieme con questo evento molto interessante. Parliamo di pescatori e Parco delle Egadi, l'alleanza delle cooperative italiane della pesca, a cui aderiscono anche le cooperative che operano nelle Egadi, ha chiesto al Ministro della Transizione Ecologica la partecipazione dei pescatori alla istruttoria per la costituzione del Parco Nazionale delle Egadi e del litorale trapanese. Vediamo. Possiamo dire in buona sostanza che i pescatori riuniti nelle cooperative chiedono delle garanzie. Sì, chiedono delle garanzie perché il processo di istituzione del Parco Nazionale delle Egadi del litorale trapanese coinvolge una riserva marina che è già costituita da 30 anni e che con tanti sacrifici del settore ha trovato adesso un equilibrio socio-economico per la parte della pesca, ma non solo, anche per il comparto turistico, che non si intende sconvolgere e riportare, voglio dire, agli albori dell'istituzione quando cominciarono gli scioperi e quant'altro. Quindi l'alleanza delle cooperative italiane, di cui fanno parte le maggiori associazioni di categoria del mondo delle cooperative della pesca,
pesca a livello nazionale, ha chiesto al Ministro dell'Ambiente, o meglio della Transizione Ecologica, e all'Assessorato al Territorio e Ambiente di essere partecipe nel tavolo in cui si andrà ad fare l'istruttoria per l'istituzione del parco, per garantire appunto il settore della pesca artigianale di non essere come dire, sconvolta nuovamente da quello che possono essere eventuali limiti e restrizioni che provengono dall'istituzione di un parco, ancorché voglio dire ce n'è tante di restrizioni e di vincoli in un'area marina protetta che secondo me non ce ne saranno in più, ma dovranno essere omogeneizzati in un unico tra virgolette pacchetto di regolamentazione che dovrà comunque garantire il settore della pesca, e per questo noi chiediamo di essere partecipi al tavolo. Questa sezione del TG finisce qui, ma abbiamo ancora altro da raccontarvi tra poco. Adesso parleremo della via di fuga per Martogna, c'è questo progetto di rifacimento, ristrutturazione e completamento appunto della via vecchia Martogna ad Erice. Poi ritorniamo sull'audizione di ieri mattina dell'imprenditore trapanese Andrea Bulgarella in commissione bancaria al Parlamento, e infine la parola allo sport con la partita di oggi del Trapani Calcio che alle 16 si scontra con il Biancavilla, mancherà il mister Morgia. Stamattina nella sala giunta degli uffici comunali di Erice in contrada Rigaletta Milo è stato presentato il nuovo progetto della via di fuga per Martogna. Per noi c'era Mario Torrenta. Si tratta della strada sterrata che da San Cusumano, nei pressi della Cittadella della Salute, risale verso Martogna, arrivando all'SP31 per Erice. Una strada che si punta adesso a valorizzare, ma che rappresenta anche una via di fuga strategica, soprattutto in caso di incendi, come ricordato dal progettista Carmelo Lofranco. È un progetto che ha una sua valenza di una certa importanza per un motivo molto semplice, perché oltre a rivestire il carattere prettamente di riutilizzo di quella che è un asse viario già da tempo inserito nell'ambito del territorio di Erice, ha anche la funzione principale di dare la possibilità di sbocco nelle condizioni estreme che purtroppo non sono estreme, non sono eccezionali, sono diventate ormai periodiche e sono praticamente quasi, si presentano quasi ogni estate con varie forme. Una di queste sono gli incendi che non consentono l'utilizzo della SP e quindi praticamente bisognerebbe trovare una via alternativa per dare la possibilità di collegare il monte con valle. Nel caso specifico questa strada che prima veniva adoperata come mulattiera, in seguito è stata più volte adoperata proprio con questa finalità, cioè quella di dare l'opportunità a tutti coloro che hanno la necessità di spostarsi per via anche eccezionale da monte verso valle. Un intervento che punta quindi a proteggere un versante della montagna di Erice. Intanto andiamo a proteggere un versante importante della montagna, perché uno dei problemi che abbiamo quando ci sono gli incendi, e purtroppo il nostro territorio con la stagione estiva sono quasi quotidiani, è arrivare con i mezzi di soccorso, con le autobotti, con i mezzi per gli spegnimenti, con i vigili del fuoco nei posti giusti. Per questo ci vogliono le strade, a volte siamo costretti a fare la protezione civile, i salti mortali, a non raggiungere in tempo gli incendi di interfaccia, che sono i primi incendi che si sviluppano e che possono essere immediatamente bonificati proprio perché non c'è la viabilità opportuna. Quindi il primo obiettivo che vogliamo raggiungere è portare i mezzi di salvataggio, i mezzi di soccorso lì dove oggi non possiamo arrivare, perché come si è detto prima con i fuoristrada non riusciamo a portare ingenti quantitativi d'acqua. E di un'importante opportunità per il territorio ha parlato la sindaca di Erice, Danila Toscano. Aspettavamo l'occasione, l'opportunità per poter riqualificare e completare questa importante via di fuga. Ci sono state tante sollecitazioni dal comitato di Martogna e sicuramente nei momenti purtroppo di incendi boschivi una comunità, un'intera comunità rimaneva isolata. Però come si è detto non è soltanto una via di
fuga che già è importante di per sé, ma ha un grande valore dal punto di vista storico e paesaggistico, quindi grazie all'impegno degli uffici, l'ingegnere Menta e il dottore Tilotta e tutto lo staff siamo riusciti prima ad ottenere un finanziamento per la progettazione attraverso dei fondi del 2019 del Ministero dell'Interno. Adesso abbiamo partecipato ad un finanziamento per la realizzazione dell'intervento di 3,3 milioni su questa strada e poi per mettere in sicurezza la parte finale di un costone roccioso su Pizzolungo. Ritorniamo sull'audizione dell'imprenditore trapanese Andrea Bulgarella di ieri in commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario. Vediamo. Questa mattina l'imprenditore Andrea Bulgarella è stato ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario presieduta dalla senatrice Carla Ruocco. Il costruttore da tempo sta conducendo una battaglia contro il sistema bancario che da quando è finito sotto indagine gli nega persino l'apertura di un conto corrente personale. Bulgarella non può disporre di un bancomat o di una carta di credito e ovviamente tutto ciò si ripercuote sulle attività imprenditoriali. Ma è il principio alla base del diniego che fa indignare l'imprenditore. Sono vittima di un arbitrio intollerabile da parte del sistema bancario, denuncia. Con le banche ho sempre lavorato, ma le ho anche combattute quando mi chiedevano interessi non dovuti. Ora mi negano l'apertura di un conto corrente e lo fanno senza alcuna ragione che abbia un riscontro legale. Le vicissitudini giudiziarie di Bulgarella iniziano nell'ottobre 2015 con l'indagine della DDA di Firenze e l'accusa di aver riciclato i soldi di Matteo Messina Denaro. Nel 2018 arriva l'archiviazione chiesta dalla stessa procura. Nel 2019 arriva la seconda archiviazione a Milano per appropriazione indebita e per i suoi rapporti con la banca di Cascina e Unicredit. Ma nonostante queste due archiviazioni che dovevano sancire l'affidabilità dell'imprenditore proprietario di oltre 25 tra alberghi e resort, le banche continuano a considerarlo un soggetto pericoloso e così, fino ad oggi, nessun istituto bancario in tutta Italia è disponibile ad aprirgli un conto corrente. Io non cerco soldi, non cerco danni, non mi interessa, a me mi interessa solo lavorare. Mi hanno però le banche chiuso, addirittura la stragrande maggioranza, lo stesso giorno che viene pubblicato questa inchiesta, mi chiudono i conti. Mi chiudono i conti, ma mi chiudono anche, mi fanno rientrare anche dei mutui irregolari, che io ero regolare, anche con le contestazioni che avevo fatto, ero regolare. Poi evidentemente si va avanti, no? Vado avanti, ma non vado avanti bene perché non mi danno i conti correnti, non mi danno la carta di credito. Non mi danno la cosa che per un imprenditore alberghiero, io sono costruttore, imprenditore, ma anche gestivo 15 dei miei 25 alberghi. Non posso più lavorare perché tutti, mi insegnate voi, se non c'è il posto, un'attività commerciale non si può andare avanti. Ma oggi mi rivolgo a voi, allo Stato, ma è possibile che un imprenditore vero che vuole lavorare, le attività produttive vengono escluse da questo sistema? Questo vi chiedo. Va bene, per modo di dire va bene. È andato in scena lo scorso weekend lo spettacolo di Giuseppe Rizzo a cura degli Amici della Musica di Trapani. Il lavoro del musicista sperimentale siciliano ha catturato l'attenzione del pubblico in sala che alla fine ha tributato all'autore e performer diversi minuti di applausi. Nicola Gugliaro. Un concerto unico, unico perché è impossibile da replicare identico a se stesso. Troppe infatti le variabili da cui dipende la musica che ascoltiamo nell'ambito dello spettacolo per ipotizzare che il tutto possa poi essere replicato. Giuseppe Rizzo da diversi anni si dedica alla scrittura musicale finalizzata a spettacoli di teatro e danza contemporanea e di queste discipline artistiche ha colto e fatto sua la necessità della imprevedibilità e della estemporaneità dell'espressione artistica. Le sue
sono architetture sonore dettate dal momento ed anche dal caso, ma mai veramente casuali. Come un bimbo alle prese con la creta, Rizzo nell'ambito dello spettacolo guida quello che lui stesso definisce un esperimento, un lavoro che qui a Trapani, come in ogni altro luogo dove il nostro si è esibito, ha avuto il merito di rapire l'attenzione del folto pubblico presente, sospendendo il tempo e tenendo alta l'attenzione dell'ascolto. Insomma, uno spettacolo che è stato più che altro un'esperienza di ascolto e di condivisione. Bravo Giuseppe Rizzo per la qualità del lavoro portato in scena e per la grande voglia e tenacia con cui ha costruito il suo background musicale. Invero il nostro è particolarmente apprezzabile anche perché durante lo spettacolo ama spiegare passo passo al pubblico ogni frangente dello show ed ogni scelta da lui messa in atto. Fatto raro questo tra gli artisti che si dedicano alla musica sperimentale. Archiviato lo spettacolo di Giuseppe Rizzo, il prossimo appuntamento con il cartellone degli Amici della Musica di Trapani è per venerdì 1 aprile con Les Animaux, spettacolo per ragazzi dai 3 ai 99 anni. Una bellissima iniziativa di solidarietà, la SIGEL ha donato un elettrocardiografo all'associazione Batticuore Batti Onlus di Marsala. Vediamo il servizio di Diana Cardinale. Un elettrocardiografo a 12 derivazioni di ultima generazione è stato donato dall'imprenditore Massimo D'Amico, titolare della rinomata azienda SIGEL, all'associazione Batticuore Batti Onlus di Marsala. Ad accogliere con gioia la donazione presso la sede dell'associazione è stato il presidente, il dottor Gaspare Rubino, insieme a Giovanni Urso e Baldassare Guarrato, componenti del consiglio direttivo. Adesso sarà possibile avviare il progetto di ambulatorio solidale, come annunciato lo scorso dicembre al Teatro Impero durante la manifestazione di beneficenza con Salvo La Rosa e Litterio. Grazie a questo elettrocardiografo, infatti, sarà possibile effettuare degli screening di prevenzione cardiovascolare con valutazione del rischio cardiovascolare a titolo gratuito presso la sede di Batticuore Batti Onlus. L'associazione riesce a portare avanti la propria mission grazie a queste opportunità e grazie al 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi di tanti simpatizzanti che decidono di sottoscrivere a favore di Batticuore Batti Onlus segnando il codice fiscale 02 4878 70814. Un bellissimo elettrocardiografo a 12 derivazioni di ultima generazione della Schiller che ci consentirà l'apertura a brevissimo dell'ambulatorio solidale che avevamo preannunciato nella bella manifestazione del 22 dicembre al Teatro Impero e dello screening per le malattie cardiovascolari con la valutazione del rischio cardiaco. Abbiamo bisogno di amicizia, abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga e che si piglia a cuore la nostra salute e non per questo ringrazio il nostro carissimo dottore che spende il suo tempo per la salute dei nostri concittadini con l'associazione Batticuore. Fra l'altro voglio ricordare un carissimo amico Enzo Marino che me ne parlava tanto e ora finalmente ho avuto l'opportunità di poter contribuire anch'io. Noi ci pigliamo a cuore, la battuta magari sembra un po' ripetitiva, anche del cuore dei nostri concittadini. Gli appuntamenti sulla nostra emittente, questa sera alle 20.30 manderemo in onda l'incontro di pallamano, la Handball Erice contro Mestrino. Alle 23 invece trasmetteremo la partita di basket tra Torino e Pallacanestro Trapani. Adesso ci fermiamo, ma la linea tra poco andrà allo sport. Ci concentriamo sul calcio, turno infrasettimanale oggi per il Trapani che alle 16 scenderà in campo allo stadio Orazio Raiti contro il Biancavilla. A causa delle due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo, mister Massimo Moggia non sederà in panchina al suo posto. Ci sarà il vice Marcello Esposito ed è proprio lui che presenta la sfida di oggi. Abbiamo preparato al meglio la gara, siamo riusciti a recuperare qualche infortunato che avevamo, quindi adesso tra virgolette siamo quasi ad organico pieno e quindi questo ci fa ben sperare per il prosieguo. Tutte le gare comunque sono pericolose, no? Penso che l'Italia sia l'ennesima dimostrazione di quello che possa essere il calcio. Noi sappiamo
perfettamente che avversario incontriamo, ma soprattutto dobbiamo far leva su quello che sono le nostre caratteristiche, quindi andare là, cercare soprattutto di giocare il calcio che stiamo proponendo e di essere determinati, perché non tutte le gare sono semplici, anzi questa in particolare forse tra le gare che bisogna prenderle con le molle. Quindi, perché quando tra virgolette possono sembrare partite facili, è lì che si fa l'errore più grosso. Quindi siamo concentrati per questa gara e domani dovremo fare quello che ci spetta di fare. Sì, siamo riusciti a recuperare Lupo, Buffa, Galfano, quindi anche se abbiamo Olivera squalificato, però iniziamo a diventare un attimino più corposi come rosa, che negli ultimi periodi praticamente eravamo un po' ristretti con i numeri, quindi almeno questi li abbiamo recuperati e speriamo bene. Anche perché il centrocampo, come diceva lei, ultimamente diciamo era stato un po' striminzito a livello numerico, e ritrovarle è una boccata d'ossigeno. Sì, eravamo un po' stretti con i numeri, anche se noi abbiamo la massima fiducia in tutti gli elementi che compongono la rosa, quindi però recuperare Lupo, recuperare Buffa per noi è un passo in avanti notevole. L'approfondimento di oggi lo dedichiamo alla tappa trapanese per Cateno De Luca, già sindaco di Messina, leader fondatore del resto di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della regione siciliana. Non è stato quello di stamattina un vero e proprio appuntamento elettorale, ma una sorta di fase preparatoria di tesseramento e di confronto con quanti vogliono impegnarsi nel suo progetto politico autonomista, sicilianista, meridionalista. Con la sua solita verve, il sindaco dei siciliani, così ama definirsi, non risparmia accuse sprezzanti alla politica. Fabio Pace lo ha intervistato. Sindaco di Sicilia, perché sindaco di Sicilia e non presidente della regione siciliana? Non porta bene, perché tutti i presidenti finora sono stati dei pupi nelle mani dei pupari. La cupola che comanda in Sicilia è sempre la stessa, a prescindere da chi sono i presidenti e dal colore politico. Abbiamo avuto ultimamente Crocetta, che è stata una iattura, poi abbiamo avuto il buon Musumeci, che da questo punto di vista è stato la iattura. Sciagura e iattura, chissà da questo punto di vista quali sono gli elementi peggiori, ma alla fine dietro di loro ci sono sempre gli stessi uomini che negli ultimi 30 anni hanno condizionato la Sicilia. Quella è la banda Bassotti politica che noi vogliamo sconfiggere. Il sindaco è colui che invece sta sul territorio, sta in trincea, risponde alle sollecitazioni del territorio e della gente, vive il proprio mandato con l'attenzione e il senso di responsabilità di dover rispondere quotidianamente alle esigenze del territorio. I presidenti della regione invece sono stati purtroppo da questo punto di vista soggetti che non hanno risposto al territorio, ma hanno risposto alle lobby e anche ai partiti che poi li hanno eletti. Due punti del suo programma che ritiene imprescindibili. Liberare la Sicilia e i siciliani dal pizzo legalizzato significa attivare una strategia di decentramento sul territorio e quindi smetterla con una regione che gestisce anche l'aria che respiriamo. Questo, guardate, è un elemento fondamentale. Non c'è sviluppo sul territorio se l'imprenditoria non è messa nelle condizioni di poter investire senza passare dalle forche caudine di un sistema autorizzatorio clientelare, parassitario e anche corruttivo. E questo è un primo elemento. Secondo elemento, senza soldi non si canta missa. Non possiamo continuare ad avere una regione che spende più di quanto incassa e ci ritroviamo oggi ancora senza bilancio per l'ennesima volta. Una regione che, non approvando i bilanci nei termini di legge, paralizza il sistema e quindi ci troviamo anche con imprese, con comuni che falliscono per credito, perché la regione non paga. E quindi è la conseguenza ovviamente di quello che è il problema economico-finanziario. Terzo elemento lo aggiungo perché ci tengo, essendo stato un sindaco in tre comuni diversi, il Palazzo Municipale deve essere il baluardo delle attività
che riguardano il territorio, e quindi decentrare, delegare significa questo: il cittadino vada al comune anche per quelle che sono autorizzazioni di competenza regionale, e soprattutto evitiamo di ritrovarci sul territorio con la longa manus della banda Bassotti, che è rappresentata con il sistema delle autorizzazioni e non autorizzazioni dal genio civile, dalla sovrintendenza, dalla forestale, dal demanio. E lo dico chiaramente perché ognuno spesso, di fronte a certi provvedimenti, dà pareri in contrasto anche in relazione al colore politico che hanno indicato il capo di quell'ufficio. Ovviamente non voglio generalizzare, ma abbiamo verificato tante circostanze dove poi la Lupara, in questo caso, magari è il responsabile del genio civile che ricatta l'imprenditore o va in contrasto, guarda caso, con il responsabile della sovrintendenza, e di conseguenza ci troviamo i comuni o gli imprenditori o anche il singolo cittadino palleggiato da queste autorizzazioni. Chi è che gestisce questi personaggi? Ovviamente la politica. Anche qui accorpiamo unico ufficio, unica autorizzazione, unico responsabile. Ritiene di incarnare un po' l'antipolitico o rifiuta questa etichetta? Io sono un amministratore e sotto i capelli niente, l'uno vale uno e altre stronzate del genere non mi appartengono. Queste cose le facciamo fare a chi ovviamente non ha alcuna esperienza politica, non ha mai dimostrato, anzi non ha mai amministrato un condominio, e quindi non potendo portare all'attenzione della gente la propria storia, la propria capacità, la propria competenza, usa questi slogan semplicemente per rubare il voto. Io sono un amministratore, ho amministrato tre comuni, mi sono distinto per la competenza e sono stato eletto contro i partiti perché è prevalsa la mia esperienza. Questa è storia, non c'è bisogno di vendere altro, basta verificare la storia del sindaco De Luca.